circuito Tazio Nuvolari è l'ultimo appuntamento di quello che è il campionato del trofei MES, ai nastri di partenza di quella che è gara 1 per quanto riguarda la categoria CRV. Qui al mio fianco un nuovo compagno d'avventura, Andrea Cherubini. Buongiorno a tutti. Eccolo qui Andrea, che tra l'altro ha gareggiato all'interno della gara, ma non possiamo spoilerare nulla, caro mio Andrea. Una gara assolutamente interessante. Vado volanti a ricapitolare la griglia di partenza: Redaelli, Venezia, Visconti prima fila, seconda fila Ioverno, Costo Camera, Sgariboldi, Cherubini, partivi dalla terza, settima posizione con Trucco e Spatari. Che gara ti attendi? La cosa bella è che qua sappiamo già com'è finita, ma dobbiamo far finta che non lo sappiamo. Si va evidentemente a sviluppare, diciamo, quella che è la gara in maniera abbastanza interessante. Bandiera rossa, Andrea, pista complicata quella di Cervesina? Sì, complicata, e ti dirò anche di più. Di solito nei trofei monomarca, dove prevale un pochettino di più il pilota rispetto al mezzo, di solito si dà tanta battaglia. Ci si dà tanta battaglia, è quello che ci aspettiamo un po' tutti. Bandiera rossa, abbiamo visto che c'è stata un attimo una situazione abbastanza importante con la bandiera rossa, la bandiera verde che sventola, sta per iniziare quello che è la gara 1 della CRV. In questo momento il cuore, vai, dimmi un po' di sensazioni. Il cuore questo va a 10.000 in questo momento, di qualsiasi pilota, quando si spegne il semaforo l'adrenalina è difficile da contenere. Vediamo nella parte race, mamma mia, che scodata subito, colpo di frusta clamoroso da parte di Governo, se non ho visto male. Da cambiare le mutande, mamma mia, eccoci qui, è proprio da cambiare le mutande. Intanto siamo in sella con Cosso Camera, Stefano, che partiva da una buona posizione, la quinta, mi sembra che abbia mantenuto, anzi forse addirittura è quarto. Dopo ti chiedo, Andrea, un po' di andare ad affrontare, ad analizzare quello che è il circuito. Adesso rimaniamo un po', facendo un po' di pura e mera cronaca di quella che è la gara. Pochi giri è molto one shot, cioè devi dare tutto subito e non puoi aspettare. In effetti, purtroppo ti dico che bisogna sempre stare molto attenti alle gomme nei primi due passaggi, anche perché sono delle gomme che sicuramente siamo aiutati dalle termocoperte, ma con quella temperatura diversa tra l'altro rispetto al giorno prima, infatti poi c'era anche, faceva un po' freschino specialmente in gara 1, i primi due passaggi bisogna stare un pochettino volanti. Andre, ti trovi in sesta posizione in questo momento, Redaelli, Ioverno, Venezia, Cosso, Tomio, Cherubini. Tomio ha avuto una buonissima partenza, partiva dalla decima, si trova in quinta. Tu, Cherubini, invece, Andrea, ti trovi in settima, sei in sesta. Sì, purtroppo sono partito malissimo io. Come perché malissimo, sei sesto? No, sono partito male, fidati. Poi ho recuperato subito, ma mi vergogno di essere milanese, perché i milanesi devono andare, abbiamo solo i semafori. Sei obbligato ad andare forte quando si spegne un semaforo. Non hai abbiamo capito, le curve, capito? Hai capito? E invece tra l'altro, devo sottolinearti una cosa, Andrea. Io non vedo più Visconti, che partiva da una buonissima terza piazza, o non è proprio partito, avuto qualche problema? Secondo me prima si è tirata per cappello, perché una cosa un po' strana, molto strano. Anch'io ho visto una moto sdraiata, ma non mi ricordo se c'ho un... Hai un flash, hai un flash. Ho visto una moto sdraiata che è uscita dal tornantino a sinistra, non vorrei che fosse stato lui. E andiamo intanto in sella con Bruno, che sta provando a rimontare, ricordiamo tantissimi piloti della CRV, vediamo se ci entra, no, non riesce ad entrare. Andiamo un po' anche a fare un po' una disamina sul circuito, Andrea. Che circuito è questo di Cervesina? Allora, sicuramente... Io ho visto, ti faccio una premessa, ho visto quelli di Varano, tu mi hai detto wild card, non mi sono presentato a Varano. Ti hanno detto che devi stare attento a quello che mi domandi, che io non mi tolgo mai. Non hai un pelo sulla bocca? No, zio, se c'è qualche pelo... Dillo, che se ne frega, dillo tanto. Assolutamente, ho sentito diversi piloti, diverse interviste. Intanto Redaelli sta iniziando a prendere del margine importante, Andrea. Sì, lui è, che c'erano, però già se uno vede già dalle prove, aveva un passo chiaramente diverso. Sono andato a spiare anch'io avendo il 600, però cerco sempre di mettere dietro chiunque mi si metta davanti, perciò sono andato a vedere il passo che aveva sia lui che i suoi, che quelli che c'erano dietro, e aveva già un gap superiore, Andrea. Sì, sì. Ho sentito diversi piloti che dicevano un circuito bello ma pieno di buche, ad esempio. Sì, purtroppo ti dico che quando grande sorpasso di Bruno, poi paura, intanto si è infilato molto aggressivo sul mio pilota, poi tra l'altro Passoni, che non vedo l'ora di farti rivedere l'immagine. Ti facciamo un mazzo così, ti facciamo. Andrea, è volata la gara, siamo già a metà, gara, tu mi parli passaggi come un pazzo, mi parli, io non ci capisco niente, purtroppo. E allora no, scherzo, a parte gli scherzi, Andrea Cherubini straordinario qui in cabina di commento insieme a me, Redaelli, Venezia, Ioverno, dietro Cosso Camera, Cherubini, Bossotto, Tomio che sta scendendo un po', Spatari, Sgariboldi, Maggio,
mi stavi dicendo un circuito molto particolare e una temperatura, Andrea, che devo dirti la verità, io ad esempio anche nel sono arrivato lì alle 8, sì, ad esempio la distanza che c'era tra le 8 e le 11, poi dalle 11 alle 4, sorpasso, paura, in rito, grande. Ha cercato la retromarcia però, quando la tiri così, sta tirando tante staccate, per provare a rimontare, dicevo, anche è una domanda proprio tecnica questa, sì, la temperatura fa la differenza in queste assolutamente temperature. Sì, si vede anche nelle categorie dove c'erano piloti di alto livello che hanno fatto fatica a fare i tempi che intanto il sorpasso di Giacomo secco su De Maria, caro il mio Andrea Crubini, per la 15ª posizione. Giacomo sta provando a risalire, Sandro, una partenza non ottimale ma ci sta provando, mi dicevi appunto che in altre condizioni avrebbero fatto un altro tempo. Bandiera blu da questi, bandiera blu, quindi ci sono già dei doppiati. Vuol dire che proprio siamo su livelli completamente differenti. Secondo me qualsiasi campionato certe posizioni comunque sia sono sempre di buon livello, io dico. Di buon livello, assolutamente. È chiaro che i fenomeni li vediamo a domenica mattina quando accendiamo la televisione, è chiaro che qua conta molto girare, conta molto provare in mezzo, tante prove, più prove fai e chiaramente più ti avvicini al tuo limite. Certo. Tanto tu ridi e scherzi, noi qua ce la stiamo chiacchierando bella allegramente, siamo arrivati tranquilli al sesto giro, ci ho capito una mazza della gara, penultimo passaggio, hai veramente... Io intanto sto guardando, no, che ci sono tipo adesso che Bruno, bel sorpasso, ha provato a chiudere la traiettoria, bello, bel sorpasso, però... anche lì ci sarebbe da aprire un discorso perché vedo tanti piloti, tanto è stato contro ripassato perché è chiaramente avendo una categoria mista chiude per eccolo cercare lì di lasciare meno spazio a Bruno per poter entrare dentro nell'interno, per lasciare l'interno. Permettimi che ti dico che Bruno è il mio idolo, finisce l'anno con questo personaggio che ha perso il parapetto durante la gara, ha perso il parapetto, gli si è aperta la tuta e si è sfilato. Questa è una cosa incredibile, sì, una cosa che non mi era mai successo in 30 anni. Ma lì il problema è che è stato lanciato male, secondo me ha mangiato troppo, molto probabilmente. Ma non è vero, te lo giuro gli si è squarciata la tuta. Il mio problema è che era proprio qua all'ingresso della prima curva e io arrivando ho detto ultimo giro, intanto pensavo avessero installato un tombino perché era rovesciato sto parato e non lo vedevi? No, io l'ho visto, però pensavo ma hanno montato un tombino in mezzo alla pista. Quando ho visto questo è un racconto meraviglioso, ma Gianluca non puoi capire, io quando ho visto questo affare qua, cazzo, mi sono scusato, no, ho messo un tombino in mezzo alla pista. Quando mi sono accorto di che cosa fosse, dentro di me ho detto come cavolo ha fatto a tirar fuori il parapetto dalla tuta. Per me, perciò stavo pensando al pilota che si era aperto e che sta correndo tra l'altro il parapetto che non è proprio il massimo. Intanto Jacopo De Maria, grande su Mar de Gand De Maria, passa agevolmente. Adesso vediamo come affronterà la curva, se riuscirà a tenere la posizione. Adesso andiamo forte, mamma mia ragazzi, guarda come esce fuori dagli si vede anche dove imposta la curva. Questa è la 1, 2, 3, la 4. Eccolo che è molto, qui molto avanti rispetto agli altri. Ioverno Venezia, caro il mio Andrea Crubini, siamo vicini alla fine di gara 1 con Super Redelli che la conduce. Ioverno Venezia, secondi e terzi, Cosso Camera, Bossotto, Andrea Crubini che è a mio fianco, Spatari, Sgariboldi, Tonio Maggio, nono e decimo, Trucco Piovani, Mar de Gand Maria Di Giacomo, Pignatale, Sani, Gherardi, Grillandini, Miozzo, questi sono i primi 20. Andiamo a vedere come affronta le ultime curve Cosso Camera mentre andiamo anche live con Redelli che sta per chiudere quella che è stata una gara al comando dal primo giro. Caro mio Andrea Crubini, non l'ha mai mollato. La dominata, è stato bravo perché poi sembra facile ma io ho visto quelle due curve, vince impennando Redelli. Vince gara 1 in maniera anche abbastanza agevole. Chi gli arriva dietro dovrebbe essere Venezia con alle spalle Ioverno. Questo dovrebbe essere poi l'incedere finale con diversi piloti addirittura già doppiati. Questo bravo, è da sottolineare. Bravo Ioverno col 1000 non è terzo Ioverno, ha fatto una grande gara. Sì. Non è facile presentarsi con 1000 subito. Esatto, quarto Cosso Camera, quinto Bossotto, sesto Cherubini, settimo Spatari, Sgariboldi, Tomio Maggio, Trucco Piovani, De Maria Di Giacomo, Andre.
Questa era gara 1, abbiamo visto una bella gara, interessante, tanti sì. sorpassi, anche soprattutto nelle retrovie. Redelli l'ha comandata all'inizio alla fine. Venezia e Governo a chiudere il primo podio. Adesso diamo appuntamento a gara 2, dove speriamo di divertirci ancora di più. Assolutamente sì. Ciao ragazzi, a tra poco. Un saluto. Tutto pronto per la griglia di partenza della BDB e Supermono qui al Tazio Nuvolari, e ci siamo, vanno riprendendo in questo momento posizione sulla griglia di partenza. Francesco, gara fortunatamente il tempo è retto, quindi se non altro chiudiamo in bellezza questo 2020. Ci siamo, bel griglione, è stato per motivi tecnici, no? Compattato per permettere a tutti i piloti presenti all'evento, no? Di partire, sì, purtroppo è noi, ma voi un po' appunto per il clima che minacciava tempesta in questo weekend qui al Tazio Nuvolari, voi appunto per tutta una serie di situazioni, l'organizzazione ha fatto sì che si corresse tutti insieme, quindi per comunque l'unica freddo, volta in questo 2020. Vento e freddo, lo ricordo, è stato un weekend freddo, vento e freddo. Comincia a essere decisamente un periodo non favorevole, attenzione perché la bandiera verde va scorrendo alle spalle dello schieramento, è il momento l'ultima della partenza, l'ultimo terremoto. Tutto pronto, partiti, efficace come al solito Marco Dall'Aglio alle sue spalle, vediamo prontissimo rispondere come Pegano Pigliacelli alla prima staccata e subito avanti Marco partito dalla seconda fila come al solito velocissimo l'alfiere del Timoretti, partito fortissimo, vediamo qua subito, questi sono dei momenti proprio salienti, no? Quelli dove si decide anche un pochettino tutto nelle prime curve, no? Vediamo Ivano come gli è alle calcagna, anche Vocaturi e tutto, attenzione, ci prova subito, prova Ivano, vediamo un po'. Vediamo un po' come il aggancio la quarta curva. Enzie, Vocaturi, piccola sbandata per lui. Monoruota, Vocaturi, però ha perso una posizione perché chiaramente vediamo ora Bernardi che rimane attaccato appunto a Gian Giacomo e a tutti quanti. Intanto ecco Pigliacelli che tenta l'aggancio nei confronti di Marco Dall'Aglio. Bello. Ho intravisto anche la carena di Sandro Gian Giacomo. Sì, attenzione come gli si chiude la porta. Sì, chiude la porta. Vabbè, Dall'Aglio comunque ha un'esperienza esagerata, però Ivano non è da meno. Sono due categorie differenti, però vediamo chi si affianca, qui si affianca. E ingresso deciso, ma non c'è niente a fare, in staccata Marco efficace, sì. Chissà se appunto è una fase di studio in questo momento per Ivano, siamo ancora alle prime curve, probabilmente sta cercando di capire alle spalle, ecco adesso sicuramente Cervelli. Ecco appunto Rovelli è dietro molto probabilmente col suo panigale, adesso ecco appunto è passato a vento, proprio è arrivato velocissimo Timburzi, se non sbaglio. Sì, Timburzi Nicolas, una bella scoperta questa. Beh, assolutamente, lui viene dalla salita, è tutto l'anno che mi dice Francesco sono proprio contento di questo campionato, però hai visto come staccata gli sbandiera un pochettino, comunque ha una moto, una bella moto, bella sì. Bella moto, preparata bene, certo che non per suo merito, non è per la moto, ma lì dietro c'è Ivano. Beh, Ivano è veramente, sicuramente fa un altro lavoro, adesso vediamo... Quando riproverà l'attacco, penso che lo farà prima del rettilineo, perché ecco, forse lo fa adesso. Staccatona di Ivano in questo momento. No. Niente. Rovelli, devo dire. Beh, la guida ce l'ha Nicolas, quindi ce l'ha, la moto c'è, chiaramente ripeto, sono due categorie differenti. Ma l'ha passato adesso, passato. Quindi ha capito, all'interno non riusciva, è passato in questo momento in quadratura per Gian Giacomo, sì. Gian Giacomo, diciamo, ha recuperato posizione, sesto in questo momento, alle spalle del supermono di Raimondi, sì, Vocaturi quarta piazza, Rovelli in terza, appunto passata, e c'è un recupero anche da parte di Fabio Bernardi, dalla decima posizione è passato in settima. Fabio, ce l'abbiamo lì davanti, Fabio tra l'altro davanti appunto a Raimondi, ecco, vediamo Gian Giacomo come passa il supermono, ovviamente c'è più motore, Ivano tra l'altro intanto nel frattempo ha passato Rovelli, cioè l'aveva passato prima, ma non si è fatto ripassare, esatto, da Nicolas. Per quanto riguarda Sandro Giacomo, stavolta il popolino è più fermo. Tra l'altro sì, oh Greco, ma che te fai di? Mi ha detto no, io gli voglio bene, non era assolutamente un'offesa, non voleva esserlo, quindi sicuramente c'era un problema tecnico lì che ha portato, intanto vediamo che Ivano si porta dei metri, si allunga, stanno allungando, dicevo, si porta un passaggio di Fabio in quinta,
sesta Gian Giacomo, Raimondi settima. Eccolo Gian Giacomo dietro a Fabio, e che stanno andando forte. Attenzione, chiusura del sterzo per Gian Giacomo. È caduto, purtroppo è caduto Gian Giacomo. Vediamo il replay. È entrato fortissimo qui, Sì, infatti, chiusura secca. Lì, tra l'altro, è un punto un po' maledetto di Cervesina, perché ci sono dei piccoli avvallamenti in quel punto lì. Comunque speriamo che, insomma, non sia ok il pilota. Intanto qua vediamo dietro, Raffaele. Eh sì, c'è Dario Rossi, uno dei piloti che partiva dalla file, diciamo, direttamente alle spalle dei primissimi. Comporta. Vediamo un po'. Duello fra i due. Porta, attenzione, un bel sorpassone su Porta. Sì. Quindi duello in corso tra Torelli e Dall'Aglio, Pocaturi dietro in quarta posizione, pronto sicuramente ad entrare, Bernardi quinto, Raimondi, Roma e Bernarelli, chiaramente in virtù dell'uscita di scena di Gian Giacomo guadagna una posizione, Roma è un po' in difficoltà, quinto fino ecco a Bernardi, allora di qualifica. Sì, Roma è, la riscossa, cioè, perché, insomma, è dietro Bernardi e qui davanti a Bernardi vediamo Vocaturi, no? Sì. Abbiamo Vocaturi e Dall'Aglio e Rovelli. Scarichi stupendi, no? Sì, bellissimo. Anche Fabio è rimasto comunque attaccato al gruppettone qui degli inseguitori, no? Di Ivano. Quindi un bellissimo salto esponenziale ha fatto Fabio durante quest'anno, perché con la sua 999, esatto, intanto abbiamo visto come Dall'Aglio provava. Ecco, Piero Roma, Marco Dall'Aglio. Sì, Piero Roma subito attaccato e poi c'hanno un super mono dietro. Attaccato, diciamo, qui i secondi cominciano a essere importanti. Esatto, sì. Ormai siamo quasi alla prima metà di gara e decisamente. Però vedi il gruppettone dietro, Ivano, come è rimasto compatto. Questo è bello perché ci saranno sicuramente. Ci saranno sicuramente delle in bagarre, andranno in bagarre tra di loro. Intanto Ivano. Nessun conto nel frattempo, sì, da parte di Fabio Bernardi per quanto riguarda il trofeo, perché comunque se lo sta giocando, sì, potrebbe amministrare, invece eccolo. No, vuole assolutamente andare a fare qualcosa di più anche in situazione di classifica assoluta di quest'oggi. Indubbiamente sì, rimane lì, anche se davanti a lui non ha nessuno della diretto della sua categoria, quindi attualmente è il primo della sua categoria e tiene posizione lì. Tiene posizione, ma vuole evidentemente andare a disturbare anche gli altri. Ecco Ezio, nel frattempo parliamo appunto del pilota piemontese meccanico, sorpasso per su lui. Ceci. Sorpasso su Ceci, che molto probabilmente ha rallentato un po'. Sì, cioè, ha rallentato come a far sintomo che c'è qualche cosa che non va. Nel frattempo ecco Greco contro Ceci. Greco contro Ceci. Bel duello Ducati contro Aprilia in questo momento. Intanto primi doppiaggi per noi, siamo oltre la metà della gara. Esatto. Milano che passa Leonardo Piergiovanni in questo momento in tutta scioltezza, buono anche il comportamento chiaramente. Sì, 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 sì. Vediamo qui Ezio con un super mono. Ovviamente Ezio, la sua moto comunque lo ricordiamo è una leggenda, quindi è 744, una esatto. 744, da dire che è una moto che è una bella moto, ha avuto a seguire con 1102 valvole in maniera importante quando c'era Franco Cristiano e ha rischiato il titolo. Bob Rock. E dicevamo, no, parlando con Piero Roma qualche giorno fa in occasione di Moto Social Club, come l'eventuale approdo di Piero col 744 veramente metterebbe a rischio la leadership. Sì, il prossimo anno già ho sentito, intanto vediamo esatto che si apprestano nelle fasi di doppiaggio il gruppettino inseguitore di Ivano, che comunque è sono dietro. Passati sia Dall'Aglio, vediamo, che eccoli là, sì. Eccoli là che sfilano. Dicevo, ci sta un po' un rimescolamento di carte, mi hanno detto, per il prossimo anno. Vediamo. Rimescolamento e crescita, perché appunto assolutamente, assolutamente. I piloti sono interessati al trofeo, vediamo un po' cosa accadrà e soprattutto come si evolverà il discorso calendario. È bella questa cosa però dei cambi di categorie, perché ti fa capire che comunque nonostante tutto uno vuole provare altre situazioni, moto, altri mezzi, altri motori. Mamma mia, necessariamente sì. Rallenta. Guarda Pino monoruota, non gliene frega niente, perde tempo così, però è scenografico, indubbiamente scenografico. Dicevo, bellissimo che Fabio si è fatto una gara dietro a Dall'Aglio e a Pino, che deve essere sicuramente stata una bella emozione, no? Perché comunque è anche molto formativa, no? Stare dietro a un pilota come Marco Dall'Aglio, che ti fa vedere realmente dove mette le ruote,
grande esperienza, sì. Attenzione, storia, Ian, c'è stato un sorpasso di Piero Roma a Bernardi, con la gambetta. Che gli stava dicendo, chissà che cosa, tipo attaccati, passo, oppure vattene a quel paese, chissà che gli stava dicendo, passo, vediamo un po'. Non ce n'è per nessuno, quindi Piero Roma, gran gara ancora una volta, sì, forza, lo sta sempre là davanti con la sua leggera, ricordiamo la leggera che sta lì davanti. Attenzione qui, Bernardi fa sentire il suo motore, testa stretta alla leggera ovviamente, ma potrebbe rientrare. No, non sembra che gli ha fatto la comoda staccata di Piero. Vediamo. Beh, veramente più agevole nel fatto della staccata, sì, più leggera, quindi riesce a entrare molto più veloce, guida diversa rispetto sicuramente a quella di Bernardi, anche per un discorso di motore oltre che di mezzo. Ancora l'inquadratura tutta per Ivano Pigliacelli, e quindi ecco Greco ancora con Ceci, mezza gara così. Sì, bella gara, bel duello, e con lui che aveva problemi, ma adesso dirò la mia, solo con uno che ci può avere problemi. No, è vero. Il problema è che l'Aprilia di Ceci, il motore c'è, eccoci qua. E mentre la leggera, purtroppo nel rettilineo contro i 130, 100, perde un po' di rettilineo, però guadagnare in termini maneggevolezza, indubbiamente sì. Infatti voglio ricordare che la categoria leggera è una bellissima categoria e permette un divertimento molto, diciamo, spensierato tra virgolette, perché hai gomme che vengono consumate comunque poco, il discorso gestionale sicuramente inferiore, una moto maneggevole. Ma torniamo al discorso, sempre un po' al discorso della tanta cavalleria contro la poca maneggevolezza, no? Mm-hmm. Per cui sono scuole di pensiero diverse, ma sicuramente la leggera è una categoria stupenda, sì, categoria che, appunto, tra alti e bassi che avrà sicuramente, sì, grazie, sì, anche all'impegno di persone come Ezio, un grande andiamo qui ancora Ceci, e stavolta è in penna Ivano, sì, è passato Ivano, ha passato Greco, è impennato, sì, chissà che vuol dire, boh, gli stavo a fare proprio da tappo. Vediamo qui Bernardi con Roma con Dall'Aglio, sono andati avanti, non vorrei che fosse un doppiaggio in questo momento, credo che sia un doppiaggio. Aspetta, perché Roma mi sa che è rimasto dietro la grafica, o a meno che non è quello, non si riesce a capire. Ecco, forse abbiamo inquadratura in questo momento. No, perché questi siamo... io e doppiaggi. Ma Bernarelli anche lui la potente, ha cambiato uno di quelli qui, attenzione, problemi per porta che va addirittura sul verde, quindi problemi molto probabilmente alla moto. Problema alla moto, sì, però tranquillamente prende, sì, si accosta problema tecnico in porta, sì, sì. Vediamo tanto scoprire, no? Ivano come porta la sua BRT prototipi in monoruota, e quindi per lui conclusa l'ultima gara. Poi chi c'è dietro? Doppiato, eccomi qua. Ok, con la Tamburini, non col Guzzi questa volta. Sì, sì. Guzzi deve tornare assolutamente, quindi alle spalle di Ivano va a chiudere Dall'Aglio, ecco, tutti quanti conferma dietro di essere il più veloce della categoria.